Salvatore Mozza, oggi Pannullo ha presentato la sua giunta, comunicati e invettive, strali fra forze politiche che poi alla fine sono tornate nuovamente unite, eccetto due unità che il sindaco ha deciso di escludere dalla nuova squadra di governo. Come commenta tutto quello che è successo in queste 3 settimane? Ma in maniera fortemente negativa, non c'è coerenza politica e non si risponde ai problemi della città. C'è anche un atteggiamento delle forze politiche che avevano sollevato problemi seri riguardo all'azione amministrativa, alle cose prodotte, al fatto che c'era una critica anche in città nei confronti del sindaco, e poi tutto all'improvviso si risolve mettendo un tappo per il momento per arginare una crisi, che è evidente anche nei numeri, anche se il sindaco dice che lui non guarda i numeri, nelle istituzioni i numeri contano per avere la maggioranza, e lui alla prima tornata perde 2 consiglieri comunali che con più coerenza, diciamo, hanno fatto scelte diverse rispetto al modo di arrangiarsi di Area Civica, perché Area Civica esce da questa vicenda secondo me in maniera davvero inaccettabile. Loro hanno detto che bisogna azzerare perché ci sono cose che non vanno, perché c'è la prepotenza del PD, perché il programma non lo stiamo realizzando. Alla fine c'è una conferenza stampa dove non c'è una riga di programma, di correzione e di obiettivi. La giunta non si è azzerata. Dove si cambia? Perché esce un consigliere di lista civica, e quindi il problema era la lista civica, l'area civica, ed esce il vice sindaco che con una intervista importante ha denunciato una serie di cose che non funzionavano in quella maggioranza e nel PD in maniera particolare. Beh, lista civica ha difeso anche il vice sindaco, alla fine esce fuori una conclusione in cui i 4 non si muovono, e quindi il problema della stasi amministrativa era l'assessore, era dovuto all'assessore di lista civica e al vice sindaco. Beh, non mi sembra, al di là di 2 posti che hanno avuto nella giunta, francamente mi sembra una conclusione un po' deludente, ma deludente per la città.